Proseguono anche stasera gli appuntamenti con la 37esima edizione del Festival della Valle d'Itria. Oggi spazio alla sezione cinema. A partire dalle 21 nel Chiostro del Carmine sarà proiettato La leggenda di Robin Hood, film del 1938 che narra le vicende dell'arciere della foresta di Sherwood e dei suoi compagni in lotta contro lo sceriffo di Nottingham. Il film porta la firma di Michael Curtiz, regista del celebre Casablanca, e di William Knightley, e nel 1939 vinse 4 Oscar, tra cui quelli per il miglior film e per la migliore colonna sonora, firmata da Erich Wolfgang Korngold. Il prossimo appuntamento con il cinema è previsto tra 7 giorni, quando, sempre al Chiostro del Carmine, sarà proiettato Medea di Pierpaolo Pasolini. Passando alla musica, particolare consensi ha raccolto ieri Das Lied von der Erde, composizione per voci soliste e orchestra scritta fra il 1908 e il 1909 da Gustav Mahler, a cura dell'ensemble dell'Orchestra Internazionale d'Italia diretta dal maestro Francesco Cilluffo, con la mezzosoprano Violetta Ebrevowska e il tenore Danilo Formaggia. Stasera c'è l'opportunità abbastanza rara di sentire Das Lied von der Erde di Mahler in una trascrizione di Schoenberg per l'orchestra da camera. Di solito Das Lied von der Erde richiede un'orchestra enorme, quindi un grande dispiego anche di energie, però questa versione, oltre ad essere più pratica, mette anche in risalto il lato più cameristico, più intimo di questa che è praticamente l'ultima grande opera vocale scritta da Mahler subito prima della Nona Sinfonia. Domani invece all'Auditorium Cristo Re è prevista la messa in scena di Costruiamo una città di Paul Hindemith, opera gioco per bambini nella versione italiana di Davide Liani, con i giovani interpreti del progetto Bambini all'Opera della Fondazione Paolo Grassi, con la collaborazione del Teatro Crest di Taranto.